Sostanzialmente abbiamo portato così a compimento l'accordo sulla nuova politica agricola comune. Si tratta delle modalità con le quali utilizzeremo 400 miliardi di euro sul piano europeo nei prossimi 7 anni, ma si tratta soprattutto delle nuove modalità di utilizzazione che prevedono forti esternalità positive per tutti i cittadini europei, perché in questo caso le risorse non andranno a compensare i produttori per sostenere il loro reddito, ma compenseranno quelle attività che i produttori compiono a vantaggio dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche, per la manutenzione che questi fanno e la salvaguardia dell'ambiente. Per cui in questa direzione le risorse sono maggiormente destinate a finalità pubblicistiche che non evidentemente a sostenere esclusivamente il reddito degli agricoltori.